Buongiorno a tutti. Siamo qui oggi per cercare di farvi capire se questo è il percorso che fa per voi e perché potreste farlo proprio qui all'Insubria. Iniziamo subito spiegando cosa ci dice il grafico qui a fianco, ovvero che tra le professioni sanitarie, fisioterapia è quella con il maggior numero di domande per posto disponibile. Difficile entrare, ma un motivo ci sarà. Chi è il fisioterapista, vi starete chiedendo? Beh, iniziamo mettendo i puntini sulle i. Noi non siamo semplici massaggiatori, anche se di massaggi fidatevi che ne farete nel corso della vostra futura carriera. Noi siamo gli operatori sanitari, di conseguenza ci troviamo a lavorare in strutture come ospedali, case di riposo o istituti riabilitativi, entrando a contatto con pazienti che a causa di problematiche di diverso genere, che poi approfondiremo nel corso di questa presentazione, hanno come minimo comune denominatore quella di aver perso una funzione. Di conseguenza il nostro scopo, i professionisti della riabilitazione, sarà quella di andare a riabilitare tale funzione. Ma quindi perché intraprendere questa professione? Per i soldi? Di sicuro no, non ci sono molti fisioterapisti in Ferrari. Però puoi fare questo lavoro se trovi stimolante aiutare le persone, se ti piace il contatto diretto con il paziente, che può essere superato solo dalla figura dell'infermiere. E poi c'è anche la possibilità di aprire un proprio studio personale. E perché no? È una laurea triennale, quindi breve. Beh dai, fisioterapia, sono solo 3 anni, è comodo. Un giorno qualcuno mi disse, una volta passato il test, è tutto in discesa. Bugia! Guardate qua, abbiamo tirocini, lezioni, pause per dare gli esami. E con le altre dita, ciao ciao alla vita privata. No, ma dai, scherziamo, non siamo mica qui a spaventarvi. Insomma, entrate in università alle 8, uscite alle 18, entrate che fuori è buio. Uscite che fuori è buio? No, però poi ci sono i tirocini. Riuscite a tornare a casa prima, 2 ore le trovate, eh? Per studiare. Gli ambiti in cui lavora un fisioterapista coprono veramente di tutto. Noi lavoriamo per esempio nell'ambito ortopedico, in cui ci prendiamo cura magari del ginocchio di uno sportivo oppure di una frattura di femore nel post-intervento. Lavoriamo nell'ambito neurologico, in cui in quel caso il nostro focus è principalmente rivolto al recupero delle abilità manipolatorie e soprattutto del cammino in pazienti reduci da ictus. Lavoriamo inoltre anche nell'ambito cardiologico e nell'ambito respiratorio. Due realtà che dal punto di vista riabilitativo non sono poi così distinte, ma da una parte nell'ambito cardiologico ci prendiamo cura di pazienti reduci da un intervento di chirurgia cardiaca, nell'ambito respiratorio da pazienti affetti da malattie come BPCO oppure da malattie neurodegenerative che compromettono l'apparato respiratorio. Ci prendiamo cura anche dei nostri cari anziani nell'ambito geriatrico, dove affrontiamo gli acciacchi dati dall'inesorabile scorrere del tempo e del nostro futuro. Degli adulti di domani, i bambini, nell'ambito pediatrico. Ma cosa occorre quindi per diventare fisioterapisti? Innanzitutto tanta, tanta, tanta voglia di studiare e imparare, perché essendo una professione sanitaria bisogna sempre rimanere aggiornati e quindi non si smetterà mai di studiare. Poi ovviamente c'è anche la voglia di fare e di mettersi in gioco, perché fin dal primo anno sarete chiamati a fare dei periodi di tirocinio in cui mettere in pratica nella realtà ciò che avete imparato dai libri. Ed infine, perché no? Vediamo ora quali sono, secondo noi, i motivi per cui dovreste venire proprio all'Insubria. Innanzitutto è un'università seria. In secondo luogo, per i 40 posti. Sono così pochi per un valido motivo, ossia il rapporto che compagni con i professori, perché conoscendoli singolarmente sapranno guidarvi nello studio, e anche il rapporto di fiducia che si andrà a creare con i tutor didattici, che sapranno consigliarvi e guidarvi al meglio conoscendo tutte le vostre storie. Inoltre, i nostri professori sono selezionati tra i migliori: fisioterapisti, chirurghi, medici e ricercatori. Alcuni pubblicano su riviste internazionali mensilmente, altri collaborano con società sportive del livello della Serie A. In altre università non potete scegliere le sedi di tirocinio. Qui sì. Altre università non vi offrono corsi formativi gratuiti. E qui sì. E badate bene che sono corsi formativi che fuori di qui potrebbero costarvi anche centinaia di euro. Speriamo di essere stati chiari e Ma concisi. in caso abbiate altri dubbi, Saranno creati dopo metà maggio dei banchetti virtuali dove potrete farci domande in diretta. così da poter portare l'Open Day direttamente nelle vostre case. grazie Grazie per per l'attenzione l'attenzione e e arrivederci a arrivederci. tutti.
tra i corridoi dell'insuppia.